Ragazzi, ma bisogna anche guadagnare dei soldi, perché tutti i filosofi vi dicono sempre, no, che non bisogna guadagnare soldi, bisogna vivere in povertà, bisogna farsi bastare quello che c'è, ed è tutto vero, ma bisogna anche guadagnare dei soldi. E voi direte, ma che banalità ci stai dicendo, Guido? E io però adesso vi spiego a cosa servono i soldi, perché si devono guadagnare dei soldi. E voi vi starete già dicendo che ovviamente bisogna guadagnare dei soldi per mangiare la pizza con gli amici, per avere il pane in tavola e volendo anche per avere soldi in caso di bisogni sanitari, un ospedale, Dio non voglia, però tutta quella serie di cose un po' spiacevoli che nella vita oggettivamente possono capitare. Sì, ma cosa vuol dire? Perché io devo avere bisogno di avere i soldi nel caso in cui mi ammalo? Non potrei semplicemente accettare la malattia e la morte come parte della vita? Sì, potrei, oggettivamente è una cosa che potrei fare, ma c'è un grosso ma. E questo grosso ma è la piramide di Maslow, che probabilmente conoscete, ma se non la conoscete, la piramide di Maslow si divide, ce l'ho qui davanti a me, in 5 settori. Siccome la mia memoria è buonina, però invecchio anch'io, per essere sicuro di non dire sciocchezze, me la sono messa davanti la piramide di Maslow. La piramide di Maslow dice che in fondo ci sono i bisogni fisiologici: respirare, mangiare, bere, dormire, andare in bagno. Subito sopra la piramide di Maslow ci dice che ci sono i bisogni di sicurezza, cioè la stabilità finanziaria, la salute, la famiglia, l'occupazione, avere un lavoro, eccetera. Poi ancora subito sopra ci sono i bisogni di appartenenza, e cioè avere oltre a una famiglia anche degli amici, anche dell'affetto, dell'intimità, della vicinanza, cioè non solo una famiglia che se c'hai bisogno ti aiuta, ma anche qualcuno che effettivamente ti vuole bene, no? Ci tiene veramente. Quando ti guarda si vede che c'è quella polverina di stelle importante nella vita. Ancora sopra, siamo al quarto stadio della piramide di Maslow, ci sono i bisogni di stima, cioè pensare di essere bravi, sentirsi che insomma si sta facendo bene, l'autocontrollo, essere in grado di non bere, non fumare, non fare queste cose che non fanno bene, e il rispetto reciproco, cioè insomma, essere anche in grado di avere delle persone che ti dicono che effettivamente sei bravo. Ancora sopra ci sono i bisogni di autorealizzazione, quindi la morale, la creatività e magari anche l'accettazione, la capacità di accettare le cose che non vanno come vorresti tu, però le accetti lo stesso, perché tanto tu hai già tutto il resto. Allora, come avete visto, la piramide di Maslow, che è una cosa importantissima, non è l'unica teoria valida dell'universo, quindi ovviamente non è onnicomprensiva, non basta per tutto, però comunque è importante. Ecco, la piramide di Maslow è una cosa che va tenuta di conto, cioè il problema dei soldi è che tu devi avere i soldi per fare in modo di poter accedere agli altri livelli, poter andare in su. Se tu non bevi, non mangi, non c'hai niente, non ti puoi godere un attimo di riposo perché sei sempre lì che ti affanni, ti angosci e stai male, non ce la fai arrivare alla fine del mese, è difficilissimo che tu riesca giusto appunto a rilassarti, giusto appunto poi anche arrivare a essere una persona morale. Cioè, quando tu hai una base di sostanza che ti permette di star bene con te stesso, stare tranquillo, rilassato, eccetera, puoi arrivare in alto. È chiaro che questa teoria di Maslow è estremamente borghese. Se qualcuno fosse aduso alla filosofia un pochino di livello più alto, subito si renderebbe conto che qui mancano Seneca, manca Marco Aurelio, manca Gandhi, mancano determinati livelli che invece sono interessanti, sono importantissimi in filosofia. Cosa dicono questi signori? Questi signori dicono che c'è anche la fedeltà a quello che Socrate avrebbe chiamato il proprio daimon e la tranquillità, quindi, che deriva dall'essere tranquilli per definizione.
Una cosa importantissima che io dico sempre, ma non lo dico io, lo dicono tutti i satyagrahi, e cioè i combattenti della verità, che sono quel movimento di saggi che ha dato vita anche all'esistenza del Mahatma Gandhi, Mohandas Karamchand Gandhi, detto il Mahatma, il grande anima, che veniva appunto dal movimento dei satyagrahi, o satya verità, grahi, coloro che lottano per... fra l'altro interessante questa radice grahi, no? Il satyagrahi, grach in polacco vuol dire giocare, no? C'è una radice indoeuropea in questo lottare, giocare, bello, cioè l'impegnarsi, l'ingaggiarsi, coloro che si ingaggiano nella verità, bellissimo. Ecco, quello che dicono tutti costoro, quindi non c'è molto bisogno che lo dica anche Guido Giacomo Gattai, ma quando vengono in studio da me, che poi ora in studio non ci viene più nessuno, vengono tutti da quella telecamerina lì, e mi pagano per fare una bella consulenza, io una cosa che dico sempre, ve la regalo gratis, è che se tu non sei felice non sarai mai felice. E quando dico sta roba tutti si agganciano alla poltrona, non sanno più che cosa dire, cosa fare, come, che cazzo vuol dire? Vuol dire che la felicità, perdonatemi la frase, un po' da Baci Perugina e un po' da Facebook, però è, per quanto banale, vera, la felicità è una decisione. Se tu decidi di essere felice, puoi essere felice in qualunque condizione. Qualunque. È una questione di autodeterminazione, ma è anche vero che seguendo la piramide di Maslow è molto più facile. Cioè è facile dire che deve essere tutto, devi essere in grado di essere felice in qualunque circostanza, ma se hai un tetto, del cibo caldo, riscaldamento, d'inverno perché poi d'estate invece è meglio avere l'aria condizionata, è più facile riuscire ad affrontare, ad essere anche delle persone buone, morali, a amare. Perché per esempio, pensiamo alla grande maggioranza delle prostitute. Chiaro che per essere prostituta avere bisogno di soldi non basta, perché moltissime donne, anche nella più grande penuria di denari, comunque non si prostituirebbe. Ma coloro che si prostituiscono spesso vengono fuori da delle situazioni talmente agghiaccianti e terrificanti che hanno una paura proprio subconscia che le muove a fare quello che fanno, totale, per cui vogliono i soldi, cazzo, hanno una fame di soldi come delle eroinomani. E questa cosa è estremamente interessante, perché ci fa capire che anche per evitare determinate scelte terrificanti è importante avere una base di bisogni materiali soddisfatti. Questo non vuol dire che dobbiamo dipendere da questi. Meno riusciamo a dipendere dai bisogni materiali, più siamo in grado di autoprodurre la nostra felicità. Autoprodurre la propria felicità è la felicità stessa, perché se tu riesci a autoprodurre la tua felicità non hai più bisogno di niente. È come un'isola che riesce a coprire il bisogno, il fabbisogno di materie prime, non ha bisogno di sottostare a leggi internazionali, commerci, eccetera. Però è anche vero che a volte è davvero molto difficile riuscire a bastarsi da soli, e quindi ci vogliono un po' di soldi. Per ottenere questi soldi, cosa io consiglio di fare? Io consiglio innanzitutto un mestiere che vi rappresenti, in maniera che non diventi una tortura tutti i giorni lavorare. Un mestiere che non per forza sia all'apice dei vostri sogni e desideri. Io ho fatto anche il cameriere in pizzeria, che non era proprio la mia prima vocazione, però non avevo niente contro portare al tavolo delle pizze, ecco. E va bene, cioè, se avessi dovuto ammazzare cuccioli di foca sarei stato male. Portare delle pizze, va bene, ci posso stare. Ho fatto il glovo anche, l'ho fatto durante il lockdown, perché non riuscivo a stare chiuso in casa, quindi per uscire fuori, vabbè, ho fatto il glovo, non me ne fregava niente dei soldi, non avevo minimamente bisogno dei soldi, però ho fatto il glovo perché almeno uscivo di casa. Non avevo niente contro il fare il glovo, e non si vede che cosa uno possa avere contro il glovo. Cioè, ora ho molte cose contro il glovo, perché stanno ammazzando i negozi locali, però durante il lockdown non c'era nessuna possibilità di uscire, i negozi erano tutti chiusi, quindi si può fare anche il glovo. Allora fate una cosa che un minimo vi rappresenti, che non troppo vi disgusti, e fatevi anche andare bene, cioè se non ci sono remore morali grandissime, fatevi anche un po' andare bene quello che c'è. Io all'università, oltre a fare il cameriere in pizzeria, ho lavorato, riparavo computer, insomma va bene un po' tutto secondo me, basta che non siano le cose appunto come ammazzare cuccioli di foca, lavorare al...
lo sapete voi qual è la vostra morale, qual è il vostro limite. Cercate di tenere un limite morbido, però insomma non troppo morbido, in maniera da non stare troppo male con voi stessi poi ripensando a quello che avete fatto. E poi per il resto godetevi la vita con i soldi che vi fate, perché non è che poi in realtà per godersi la vita ce ne vogliano così tantissimi. Ci vuole una buona... cioè non... potresti vivere anche con zero, perché vai nel bosco, impari a fare surviving e vivi anche con zero soldi. Con un minimo di base materiale si sta meglio, si vive più tranquilli, e quindi uno che si è fatto una piccola base, una casetta, una situazione tranquilla, con un lavoro che non lo faccia sentire un mostro, vive, perdonatemi la banalità, però è importante ribadire le cose banali, perché spesso le cose banali ce le dimentichiamo, invece sono le più importanti per stare bene. Con un piccolo gruzzolo si sta meglio. Quindi fare un lavoro che piaccia almeno un po', che almeno non sia inaccettabile, per avere una base sulla quale puoi costruire in altezza, per cui quando torni a casa magari fai il pittore.